Vedi che rosa che ci stanno, il caldo che ha fatto quest'anno. No, le ha bruciate a maggio, per ora insomma ancora con il tepore che c'è riescono. Beh, noi con queste qua vediamo, quando si ammalano vuol dire che si sta ammalando tutto, anche perché lo fanno con un anticipo, e quindi insomma questo qua si usa dappertutto, in Provenza, in Borgogna, in Bordeaux. Questo è tutto bombino, su un clone di una vecchia vigna. È un clone di, come lo chiamiamo noi, il bombino di San Severo, con un clone di di una vigna di oltre 80 anni. Close San Biase, perché è chiuso, è un close. Da questo vigneto noi facciamo la riserva nobile. Ehi, vai via, dai! Dai, zitto! Diceva? Dicevo che da questo... sì! Andiamo, da via, vai a cuccio, dai! Da questo vigneto facciamo la riserva nobile, perché è tutto bombino al 100%. Ciao! Da Rapri nasce nel 79, in una piccola cantina, poi alla metà degli anni 90 praticamente ci trasferiamo in questa sede dove facciamo la rifermentazione in bottiglia. Quindi questa, diciamo, è la cantina di vinificazione, di rifermentazione, quindi il vino una volta rifermentato arriva qui, diciamo, viene messo in bottiglia e si formano le cataste, dove riparte la fermentazione e le bottiglie, diciamo, rifermentano a temperatura controllata. Come vitigni noi utilizziamo il bombino bianco che avete visto, diciamo, nella vigna di San Biase, utilizziamo il Pinot Nero e il Montepulciano, questi sono i tre vitigni. Quindi una volta fatte le cataste, le bottiglie rimangono a fermentare minimo, diciamo, dai 18 mesi, 2 anni per i non millesimati, e poi millesimati 3, 4, 6 anni, dipende, diciamo, dal prodotto. Una volta fatto, diciamo, la rifermentazione, per mettere in commercio le bottiglie vengono fatte due operazioni conseguenziali. Che è, una è il remuage, in modo tale che serve per far nella bottiglia c'è questo sedimento che è dovuto alla rifermentazione, quindi i lieviti che sono cresciuti e che si sono moltiplicati durante la rifermentazione e hanno prodotto l'anidride carbonica. A fine operazione muoiono e quindi si depositano sul fondo della bottiglia e poi danno quel caratteristico sentore di lisato, diciamo, al prodotto con l'affinamento dei 2 anni. Però quando deve essere messo in commercio, questo sedimento deve essere eliminato. Allora l'eliminazione viene fatta in due step. Le bottiglie vengono messe su questi cavalletti che si chiamano pupitre e avviene l'operazione di remuage. Quindi vengono scosse e girate di un quarto di giro. Questo fa sì che il sedimento si stacca dal vetro e piano piano si accumula tutto sulla punta della bottiglia. Vedi dove sta? Quindi scende piano piano e arriva tutto in questa posizione. Si riesce a vedere? E normalmente ci si impiega più di un mese, una settimana, un mese 10 giorni, un mese 15 giorni, dipende, diciamo, poi dal sedimento. Oppure noi utilizziamo per i magnum, utilizziamo le pupitre, per le 750 utilizziamo, diciamo, il giro pallet, che è un macchinario di recente costruzione, diciamo, alla metà degli anni 70. Ecco qua, e adesso gira quello. E allora questo è il cassone dove ci sono le bottiglie che hanno subito il remuage, e quindi qua possiamo vedere il sedimento tutto, diciamo, alla punta della bottiglia. La bottiglia praticamente viene messa in questo bagno congelante e
diciamo, quando ha completato il giro viene messa fuori e si forma il ghiacciolo. Questo ghiacciolo che ha imprigionato tutto il sedimento. A questo punto io la bottiglia la posso rimettere in piedi, i sedimenti rimangono bloccati in questa posizione qua. Quindi adesso metto alzato questo in modo tale che si vede, posiziono la bottiglia e parte ed è saltata. A questo punto, diciamo, io tolgo questa bottiglia e va avanti. Qui viene, diciamo, la bottiglia si riposa e in questo secondo becco viene fatto il dosaggio della liquor. E in questi altri due invece viene fatto il rabbocco con lo stesso vino, che è quello che viene preso da questa posizione qua. E quindi state d'accordo. A questo punto va avanti, lei si sposta, mette in altra. Vedi adesso, quando va qua, tolgo e giuse la liquor. Lui va avanti, questo, vedi, si riempie e dosa. Poi viene una boccata, quindi viene una boccata, passi in quest'altro becco e viene una boccata, vai avanti. A questo punto viene messo prima il tappo di sughero e viene messo tappo fungo, cioè solo una parte viene messa nella bottiglia, il resto rimane fuori, perché questo qua verrà compresso dalla gabbietta e farà da guarnizione, quello che all'inizio fa il tappo corona. E quindi poi viene lavata la bottiglia, lavata esternamente, e quindi viene messa qua e verrà asciugata e poi etichettata. Per il padosè questo cilindro viene messo a zero e quindi non funziona. Però viene rabboccato però con... Sempre con lo stesso vino. Questo è un pezzo delle mura di cinta di San Severo che risale al 1200, perché qua praticamente stiamo proprio sul primo fossato della prima San Severo, che è del 1000. Dell'anno 1000? Dell'anno 1000, sì, come epoca. Questi sono dei recipienti che si portavano i contadini in campagna per bere l'acqua, perché questa, essendo di creta, la piccola evaporazione che avveniva manteneva il liquido all'interno 2-3 gradi più fresco di quello esterno, e quindi tu quando bevevi avevi la sensazione di questa freschezza. Vabbè, noi nasciamo come amici che ci conoscevamo da ragazzi. Io suonavo la tromba, Ulrico il contrabbasso e Luigi il pianoforte, quindi ci deliziavamo a suonare insieme. Nel primo luogo, che era la cantina di mia madre, abbiamo iniziato a provare, diciamo, a fare un po' di spumante, e piano piano, diciamo, ci è presa la mano, cioè, nel senso che l'abbiamo fatto per piacere, per passione. Poi ci siamo informati, abbiamo imparato molto, abbiamo girato, abbiamo conosciuto, e questa passione piano piano è cresciuta, e in tempi, diciamo, non sospetti abbiamo iniziato a fare spumante. In tempi in cui praticamente fare spumante si era considerato pazzi da queste parti, perché lo spumante si faceva solo al nord e solo con determinate uve. Quindi noi che utilizzavamo il bombino bianco e poi lo facevamo qua a sud, dove non era possibile. E il Brut e il Padosè sono assemblaggio di bombino bianco in prevalenza e Pinot Nero. Poi invece la Grand Cuvée, che quest'anno è 2009, che invece è l'assemblaggio di tutti e tre i vitigni, bombino bianco, Pinot Nero e Montepulciano. Penso che il bombino sia l'aspetto determinante, perché ha una caratteristica proprio, e da questo poi la nostra idea di fare spumanti ha continuato nei decenni, proprio vedendo nel bombino, anche a questa latitudine, un vitigno con un corredo acido molto notevole, logicamente vendemmiato un tantino prima della maturazione normale,
Però ecco, siccome i parametri che a noi interessano non sono di fare un vino base di 13 gradi, ma basta un vino già di 11 gradi, perché poi il resto lo prende di fermentazione, ecco, ti porti nella vinificazione questo corredo acido. E abbiamo verificato questo, che mentre la Malvasia e il Trebbiano maturavano, però l'acidità cadeva subito, il Bombino Bianco invece aveva questa caratteristica di mantenere l'acidità anche arrivando a 16 di zucchero, che era quello che ci interessava per avere un vino di 11 gradi, che è una buona base per fare uno spumante intorno ai 12 e mezzo.